In Italia il tasso di contagi Covid tra gli operatori sanitari è tra i più alti del mondo ed in Veneto è quasi 4 volte superiore alla media nazionale del resto della popolazione. Inoltre il numero dei decessi tra i medici dall'inizio della pandemia ha superato quota 150. In un contesto del genere, le dichiarazioni di questo direttore sanitario, dell'azienda sanitaria, ci suonano quantomeno di pessimo gusto. Quale delle accuse che vi sono state mosse vi ha colpiti e feriti maggiormente? Di non essere stati di aiuto in questa emergenza, ma di essere stati di pericolo in questa emergenza e di aver messo in difficoltà questo ospedale quando invece abbiamo contribuito efficacemente alla gestione dell'emergenza Covid, e che il pericolo che da noi deriva è dato da comportamenti scorretti e non dal pericolo professionale, dal rischio professionale di essere medici. Stamattina sono arrivate delle scuse parziali. Perché le reputate insufficienti? Perché sono state scuse ma non hanno smentito nella sostanza quello che è stato detto, ossia che uno solo tra gli specializzandi che hanno contratto il coronavirus lo ha fatto in ambiente lavorativo o perché lavorava o come rischio di operatore sanitario, e che gli altri non si sa come l'abbiano fatto, probabilmente per motivi scorretti. Vogliamo una smentita oltre delle scuse. E la realtà quotidiana di molti ospedali universitari, e Padova non fa certo eccezione, si fonda spesso sullo sfruttamento della forza lavoro dei medici in formazione. Anziché investire sul futuro, questa classe dirigente, spesso miope, preferisce utilizzare gli specializzandi per sopperire alle carenze strutturali. Qual è stato il vostro ruolo in questa emergenza sanitaria e quale futuro potete immaginare? Come dovrebbe cambiare l'organizzazione del vostro lavoro? Il ruolo è stato quello di proporci da subito come interlocutori per coordinare, oltre che offrire il servizio degli specializzandi, coordinare come associazione quello che poteva essere il contributo che gli specializzandi potessero dare nelle aree Covid. E ci sono dei numeri impressionanti, cioè in alcune aree gli specializzandi interessati nelle aree Covid sono stati di più dei dipendenti dell'azienda o dell'università. E quello che noi ci auguriamo è che si possa instaurare un tavolo, che si debba instaurare un tavolo permanente di confronto con l'azienda, in cui portare le nostre criticità, che vanno da servizi normalmente garantiti agli operatori sanitari, che per noi non sono garantiti, a condizioni di lavoro in alcuni casi pericolose sia per noi che per i pazienti, quindi delle richieste dalle più banali alle più serie, ma di cui bisogna parlare e trovare insieme una soluzione. Grazie mille e seguite la pagina MESPAD. E rimanete aggiornati e sosteniamo tutti gli specializzanti. Boom.